Buongiorno, sono il dottor Beltramin, io mi occupo di riabilitazione, lavoro all'ospedale San Camillo di Treviso. L'ospedale San Camillo è un ospedale che è diviso in due metà in questo momento. Una parte è un Covid hospital, un'altra metà continua il lavoro che dovrebbe fare normalmente, con tutte le difficoltà che ci sono oggi a fare trattamenti sanitari. In particolare nel nostro reparto accogliamo pazienti con esiti di ictus, con problemi motori, problemi linguistici, problemi di deglutizione e il nostro mandato in questo momento è di assicurare la loro sicurezza e la loro, diciamo così, non contaminazione con il Covid. Questo ci costringe a lavorare con tutta una serie di dispositivi, in primis la mascherina, che rendono difficile il rapporto e il lavoro. In secondo luogo dobbiamo costringerli a un isolamento rispetto ai familiari in un percorso difficile dove i familiari sarebbero per noi una risorsa importante. Questo comporta quindi una necessità di erogare le nostre prestazioni, i nostri trattamenti in un modo completamente diverso rispetto a quello che facevamo prima. Questa è una grossa difficoltà, rende il percorso più lungo e più oneroso e comporta un maggior sacrificio da parte di tutti gli operatori. La cosa che adesso più di tutto devo dire apprezzo è il contributo che stanno dando tutti, dagli infermieri agli operatori, ai medici, al logopedista, al terapista occupazionale, ai fisioterapisti, che tutti i giorni si dedicano a questi pazienti facendo il sacrificio di lavorare in queste condizioni, occupandosi a volte anche di mansioni che non sono strettamente loro, perché quando accogliamo i pazienti in un reparto in isolamento chiede, entra dentro la stanza e li assiste e si deve occupare di tutta una serie di funzioni indipendentemente da quello che è strettamente il suo ruolo. Ma questo è importante perché in un momento come questo purtroppo la sanità è impegnata a fronteggiare questa epidemia, ma d'altro canto deve garantire anche i percorsi sanitari per i pazienti che non sono stati colpiti dall'infezione ma sono stati colpiti da altre patologie. E va detto che quando comunque si arriva alla fine di questi percorsi è una grande soddisfazione e quindi speriamo di superare il prima possibile questo periodo